Wow, questo non ha messo il grattino. Ecco che cosa gli è successo alla macchina. La Napoli Servizi, una partecipata comunale, è intervenuta subito a sgombrare il tronco dell'albero abbattuto dal vento. Il tronco è stato abbattuto stamattina, non so precisamente a che ora, ma credo verso le 11, mezzogiorno, e adesso sono le 3 e hanno risolto la situazione. Un po' di solidarietà al parrucchiere Antonio Ricciardiello, perché la macchina purtroppo è la sua. Gli operai sono così gentili che mi hanno offerto anche il caffè. Abbiamo visto come siamo bravi a intervenire nelle emergenze, quando c'è una tempesta, come siamo bravi a fare le ordinanze e chiudere le scuole, chiudere i parchi pubblici, e magari anche ad attribuire questi fenomeni al cambiamento climatico e poi formulare qualche buon proposito. Ci sono fondamentalmente due verità. La prima è che non facciamo altro che tirare fuori petrolio dal centro della Terra, che come elemento primario ha il carbonio, bruciarlo e liberare carbonio nell'atmosfera, che provoca il surriscaldamento globale, quindi il cambiamento climatico. E si stima che un 15% di violenza di una tempesta viene aggiunto alla forza della natura. Quindi se i venti normalmente raggiungessero 100 km orari, in questo caso ne farebbero 115. Poi l'altra verità è che siamo circondati da tanti oggetti che possono cadere, e gli alberi sono quasi diventati un nemico, ma ci dimentichiamo di curarci di loro. Cioè gli spazi pubblici sono degradati, tutti quanti buttano carte, portano il cane a pisciare, queste cose qui, ma nessuno si cura degli alberi. Si fa una potatura in cui l'albero soffre sicuramente, ma sicuramente non si fa una concimazione, non si aggiunge un po' di terreno, quindi l'albero non può essere in salute. È chiaro che quando arriva la tempesta cade. Quindi un bravo al comune per essere intervenuto in emergenza, e un cattivo al comune e alla cittadinanza per non curarsi della manutenzione dei nostri spazi pubblici.